All'ultimo respiro, un lampo, l'ennesimo di Federico Melchiorri nel buio più profondo, e così Pescara scongiura un nuovo rovinoso passo falso. Il Lanciano invece schiuma rabbia per quello che avrebbe potuto e dovuto essere, ma non è stato così. D'Aversa e Baroni. Andar via rammaricati per un risultato all'Adriatico di pareggio dove si meritava di vincere, non devo fare altro che fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grandissima partita. Dopo quei 15 minuti, 20 minuti, penso che se c'è stata una squadra che ha giocato a calcio, e Lanciano, ripeto, il rammarico per fare queste prestazioni e portare a casa solo pensare alle ultime due partite, due punti, quanto ne avremmo meritato adesso, sicuramente sei punti. Più che il Pescara in difficoltà oggi, perché se si parla di sconfitta di Modena per episodi arbitrali o per inferiorità numerica, e bisogna anche dar merito ai miei ragazzi, che magari è stato un merito loro delle difficoltà del Pescara. È chiaro che se guardiamo, come ho detto, la qualità del gioco espressa nel secondo tempo, il Lanciano ha fatto meglio, però credetemi, non era facile andare sotto in casa dopo 4-5 minuti e poi trovare anche la forza. I Lanciano non sono stati bravi, hanno saputo gestire molto bene la palla, hanno saputo anche spezzettare molto il gioco. Questa partita non riuscivamo mai a riprenderla in mano, a dargli ritmo, quindi io credo che alla fine per noi questo pareggio è importante e l'abbiamo cercato fino in fondo. Anche quando sembrava insperato, e quindi in questo momento voglio anche vedere uno spiraglino di luce, perché mi sembra sia importante, specialmente per i ragazzi, non per me, ma per i ragazzi, perché hanno bisogno anche di fiducia, di autostima, ma hanno bisogno di risultati. Subito la sorpresa nello schieramento biancazzurro, falcidiato da squalifiche e infortuni. L'attaccante del Gambia è il terminale, con Pasquato sotto punta e Melchiorri esterno. Insomma, un 4-4-2 in teoria offensivo, con Zampano a sostegno della manovra come quarto di centrocampo utilizzato contrariamente alle previsioni sulla fascia destra. Dall'altra parte, 4 le novità rispetto al match interno col Crotone: Mammarella, Paghera e Vastola, tutti al rientro. Monachello, riferimento centrale del 3 completato da Piccolo e Gatto. Promettente l'avvio del Pescara, squadra corta, compatta, soprattutto aggressiva. Il pressing alto impedisce infatti ai rossoneri lo sviluppo della manovra. Passano solo 18 secondi, potente conclusione di Pasquato e primo brivido. Mera illusione. Troppo presto infatti i reparti si allungano e la Virtus comincia a giocare come sa. 23esimo, tra le linee, Monachello dentro per il taglio di Gatto. Tempestiva la lettura e la chiusura della difesa biancazzurra. Nel frattempo, su esterno, Melchiorri torna ad agire da prima punta. Il Lanciano cresce, Gatto invito in mezzo, si avventa Monachello, la palla resta lì, grande chance per Piccolo, Salamon provvidenziale. In chiusura di tempo, azione molto bella da Monachello a Gatto, movimento intelligente di Vasto, l'apertura per Piccolo, uno contro uno con Grillo, doppio passo ed assist per Monachello, palo clamoroso da 0 metri, fuori gioco però sbandierato da Di Vuolo, secondo assistente della arbitro Fabbri di Ravenna. Piccolo è scatenato, un attimo dopo vince un rimpallo, si lancia palla al piede, prova col sinistro, sbroglia Ciosic. Ripresa dopo 17 secondi, lancio di Grillo, sponda di Melchiorri dal limite, Pasquato fuori di pochissimo. Al quinto però il Lanciano sblocca il punteggio, sfera recuperata sulla tre quarti, Aquilanti allarga per Piccolo, altro duello con Grillo che gli concede troppo spazio, invito basso e guizzo rapidoso di Gaetano Monachello che precede la coppia Pesoli Salamon e sotto misura in fila Aresti. Secondo gol in campionato per il ventenne attaccante di Agrigento, ex giovanili del Parma, di proprietà del Monaco. Una colata di ghiaccio sull'Adriatico, un colpo durissimo per i biancazzurri. Solo un fuoco di paglia il tentativo di un soffio allato di Melchiorri, innescato da Pasquato. Politano per So, Zampano dirottato a sinistra. All'11esimo Bjarnason in luogo di Pasquato. 4-2-3-1. L'islandese, a dire il vero, vaga sulla tre quarti. In campo c'è soprattutto confusione, specie in mezzo Appelt e Memushai anonimi. Il Lanciano prova ad approfittarne, Aresti compie un autentico prodigio sulla magistrale punizione di Mammarella destinata all'incrocio, mentre Vastola, dimenticato da tutti, si divora il raddoppio. Ed è ancora bravo Aresti al minuto 21 a neutralizzare il destro dell'imprendibile Piccolo. Restano ancora 25 minuti, ma la Virtus smette di giocare. In qualche modo da coraggio ad una
avversario scarico e sfiduciato. Baroni tenta la carta da Silva, 19 anni al debutto, il brasiliano si piazza nella terra di nessuno, fuori Ćosić, Zampano terzino, Bjarnason largo a sinistra. Sugli sviluppi di un corner, Melchiorri anticipa di testa un non perfetto Nicolas, senza tuttavia trovare la porta. Virtus che dunque pregusta il primo storico successo all'Adriatico, sembra fatta, ma così non è. Sbaglia sì Bacinovic, ma il merito è tutto del numero 9 biancazzurro ribattezzato Re Federico. Spunto e gol da vero fuoriclasse, Nicolas incenerito. In sintesi, Pescara, Melchiorri, Lanciano, 1-1. Ha fatto una giocata pazzesca.